Ce la posso fare. È tipo 2 anni che non registro un video che non sia un vlog parlato. E voi dovreste vedere, io spero non si veda lì dietro come sono sistemate, com'è sistemata la luce e che non vediate il casino che c'è qui attorno a me perché è una cosa pazzesca. Direi di iniziare. Finisco di sistemarmi. Si vedono i pantaloni della tuta sotto? No, assolutamente. Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi finalmente vi faccio la prima parte. Mi sono appena fatta malissimo con un elastico. Stavo dicendo, vi filmo la prima parte dell'haul Shein. Spero di riuscire a dividerlo solamente in due parti, se no farò tre video perché c'è veramente tanta carne al fuoco. Quindi smetto subito di chiacchierare e inizio a farvi vedere i vari pezzi. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, dato che l'ho indossata per fare il video, è questa camicetta bellissima. Vi metterò qui a fianco o qui a fianco, da una di queste due parti, vi metterò il video e la foto indossata. Foto ovviamente modificata perché ho registrato questi video e fatto queste foto in condizioni pessime. Da notare i miei capelli, lavati ieri, avevo cercato di accrocchiarli in modo molto bello, in modo che oggi fossero molto belli. In realtà, no, non li ho asciugati, non sono riuscita a asciugarli bene perché tra Manuel che sta male, il telefono che suona, la mamma che chiama, il titolare che chiama, i bimbi che gridano, li ho legati. Allora, primo pezzo che vi faccio vedere, appunto questa camicetta. Passiamo subito al secondo pezzo, che è questo abitino che così non dirà assolutamente nulla, ma appunto vi metto il video e la foto qui a fianco. È un abitino a portafoglio veramente molto carino, molto molto leggero. Unica piccola pecca è che qui ha l'elastico che è un po' strettino per il mio braccione. Ma nulla che non si possa sistemare, nel senso che se voglio tolgo l'elastico oppure lo metto un po' più largo, solo che non mi viene più la manica ad effetto palloncino. E via uno! Yeah! Adesso qua mi viene da ridere perché voglio vedere come vi farò vedere questo cappotto. Questo cappotto bellissimo con manica a palloncino. È veramente lunghissimo. Per me che sono alta 1 metro e una Vigorsol è veramente molto lungo. Quindi dovrò portarlo con una scarpa col tacco assolutamente. Perché se lo metto con scarponcino basso, come vedete qua nella foto e nel video che ho fatto, mi taglia via tutto. Però veramente molto bello. Mi aspettavo un colore un po' più un po' meno senape, un po' meno caldo, però mi piace molto. Ha la cintura in vita, i bottoni ed è adatto al periodo autunnale, inizio inverno, perché poi non è pesantissimo. Comunque, ragazze, c'è cioè il particolare qua delle maniche, è una cosa meravigliosa. Adesso stiamo fermi perché qua scorreranno le foto e le immagini. Mi sto accecando con la nuova ring light che ho comprato. Bene, data la mia meravigliosa annata passata l'anno lo scorso anno e l'inizio di quest'anno, cosa potevo comprare se non dei pigiami? Ecco, questo lo vedete tutto bello stropicciato perché è quello che sto utilizzando al momento. Questo è il pezzo sopra. E questi sono i pantaloni. Comunque, se mi ricordo, se riesco, vi metterò tutti i link qui sotto nell'info box dei vari pezzi. Lo faccio, ve lo prometto, non è se ci riesco, lo faccio, però voi mi mettete un like, quantomeno un like. Poi, altro pigiamino molto sobrio.
questo leopardato animalier, questi sono i pantaloni. Ecco, questo qua è un po' gigantoso, perché ragazze, cioè, è veramente molto molto largo indossato. E a differenza dell'altro, questo qua ha la manica corta. La posso fare. Cioè, è una tenda, ragazze, è una tenda, però ci piace dormire comodi, eh. Ecco qua, vedete la manica corta, sempre stesso modello, stile camicetta. Anche questo mi aspettavo fosse un beige un po' meno caldo e in realtà non è così. Infatti mi sta malissimo come colori, ma chi se ne frega. Facciamo così, li teniamo qua, così non faccio squat, non faccio 50 squat che poi magari dimagrisco e non si sa mai. Quanto è bello questo? Quanto è bello? Cioè, in realtà sono tutti belli, però credo che questo sia il mio preferito. Forse anche quello stile Victoria's Secret, ma credo che questo come stampa sia il mio preferito. Guardate quanto è bello, quanto è bello. Questo è il pantalone che ha il risoltino in fondo con il bordino bianco. Da notare che tutte queste cose che io sto buttando le avevo lavate e stirate. Poi mi lamento che devo passare le ore a stirare. No, non ve lo faccio vedere il casino che c'è lì dietro. E questa è la casacca, sempre stile camicetta con il colletto, i bottoncini bianchi e tutto il bordino. È veramente, ragazze, fatto bene. Il tessuto è morbidissimo, morbidissimo, cioè veramente una coccola quando andate a letto. Spettacolare. Li devo piegare subito, se no si stropicciano un'altra volta. Poi un altro pigiama, questo qua. Questo, a differenza degli altri, non è tessuto simile al raso. Io non ve lo saprei descrivere, sinceramente. Vediamo qua cosa c'è scritto nell'etichetta. Poliestere e spandex. Ecco, una cosa bella che mi piace dei capi di Shein è che, a differenza di Tezenis, H&M, eccetera, 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 questi capi possono andare in asciugatrice a temperatura delicata. Cosa che, se voi vi mettete a guardare le etichette di Tezenis e H&M, non ce n'è uno che va in asciugatrice. Ma nel 2021, cioè, fate dei capi che vanno in asciugatrice? Cioè, vi prego, perché io non ho il tempo, né il tempo né la voglia di star lì ad aspettare che si asciughino. Cioè, l'asciugatrice l'ho pagata, vorrei anche poterla usare. Cioè, io le uso lo stesso, però i capi si rovinano. Ecco, comunque, tornando a noi, questo è il colore, è una sorta di rosa antico, bordino nero. Erano stirati, Noemi. Manica lunga. Ha anche il taschino, questo. Anche gli altri avevano il taschino, non lo so, devo verificare, mi sembra di sì. Colletto nero. Ok, colletto nero, anche questo è confortevole addosso, ma non come gli altri in tessuto lì simile raso. Amanti dei fenicotteri, un like. Anzi, no, voglio un commento con l'emoji del fenicottero. Esiste l'emoji del fenicottero? Devo controllare questa cosa. Comunque, se c'è, mi mettete l'emoji del fenicottero, se no mi mettete un'altra emoji simile a un fenicottero, perché che cosa è? Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Bellissimo, ragazze, bellissimo. Questo è il pantalone e questa la casacca. Allora, io vi consiglio di guardare tantissimo. Quando voi selezionate su Shein una taglia, vi vengono fuori le misure sotto. Affidatevi al 100% a quelle misure, perché sono perfetti, vestono una meraviglia. Se voi vi prendete le misure e verificate, selezionando la taglia, le misure di quel capo, vi arrivano e sono perfetti. Io, infatti, questi qua li ho presi un pochino più larghi. Potevo prendere una taglia in meno, ma li ho presi un pochino più larghi perché appunto a letto
voglio stare bella comoda. Comunque le taglie, ragazze, finora, e io ho ordinato parecchi capi su Shein, sono perfetti. Questa è la casacca. E il bordino questa volta è rosa fucsia, come il fenicottero. Bene, ultimo pigiama. Ragazze, anche questo merita, anche questo merita. Sempre in tessutino semirraso con queste foglioline dorate. Il colore è una sorta di turchese scuro. Bellissimo. Bordino bianco. E la casacca è identica alle altre. Si vede che mi piacciono questi modelli, vero? Veramente, veramente bella. Ecco, siccome volevo fare un video non lunghissimo, adesso vi faccio vedere l'ultimo capo e il resto lo registrerò nei prossimi giorni, così magari riesco anche a darmi una sistemata qua, ragazzi. L'ultimo capo è questa camicetta tutta piena di volant, ce li ha davanti, ce li ha dietro, ha questo particolare del nastrino davanti. Vi faccio vedere la stampa. Questa qua, guardando le foto nelle recensioni, ecco, altra cosa molto bella di Shein è che tu, caricando la tua foto, la tua recensione, guadagni punti. I punti si trasformano in sconti, in soldini che risparmiate facendo acquisti. E il fatto che comunque le persone per guadagnare i punti carichino le foto è molto molto, cioè ti aiuta molto poi nella scelta del capo. Purtroppo le foto ce ne sono pochissime in alta qualità con colori veritieri, quindi questa mi aspettavo fosse un pochino più calda, un po' meno fredda, che i colori fossero un po' più brillanti. In realtà così non è, però mi piace molto. Ecco, su questa avevo aspettative maggiori rispetto a questa, perché questa che ho scelto c'era in due colori e il colore che ho scelto io non c'era nessuna recensione, non c'era nessuna fotografia, quindi sono andata a occhio, a sentimento e mi aspettavo molto di più da questa qua che da questa, invece questa è perfetta come la volevo io. Bene ragazze, 8 minuti prima, 3 minuti adesso, più le chiacchiere iniziali, direi di chiudere qui il video. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che trovate sempre nell'info box tutte le informazioni. Se non le trovate è perché mi sono presa male, ma ve le aggiorno subito il primo possibile. Quindi se vi interessa qualche capo o qualcosina, voi tornate a controllare sotto il video perché li metto, magari non il giorno in cui escono, certi, gli ultimi che ho messo purtroppo non sono riuscita a scrivere l'info box, però poi vi metto tutti i link, tutte le cose. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come chiocciola Noemi Manè 85, ma come sempre ve lo scrivo qui, questo ve lo faccio sempre. E niente, ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!